Piace tantissimo quando i chitarristi lo fanno. C'è un grandissimo dialogo musicale. Esatto, un feeling assurdo. Anche questa è come opening. Ce la sono immaginata. A modo. Ha detto molto scuro. Sì, sì. Bello anche il palco. Però c'è una bella voce. Sì. Bellissimo questo outfit. Bello. Molto gotico. Bravo. Sì, molto. E poi parte subito, esatto. Bellissimo. Da un botto carica. Ma quel mantello lo amo. Bellissimo. Bellissimo. Oh, mamma! Si è risvegliata! Cacchierola. Poi la batteria. Senti i lavori. Doppia cassa a sfare. Senti i lavori. Qui ci danno ancora più soldi che di prima. Sembra un poema epico. C'ha però sempre la gonna. Sì, sì. Carina. Qui sì, c'ha la gonna lì. E mi dico, sguardo, ci sono... Le fiamme non mancano mai. Ma che cos'è? Oh, ma... È Gesù. Ma è... Sì, è Maria Gesù. Cosa c'entra? Fantastico. Però fantastico. Ok, va bene. Guarda che carissimo. Headbanging. Esatto. Io immagino il bassista. Tanto grande. Guarda, c'è lì, guarda. Oh, tranquillo. Ma il ginocchino. Sì, sì, tutto. E poi c'è lei. Però pure anche se spacca c'è lo sguardino. Sì, sì, tranquillo. Sì. Io urlo. Ci ucciderò nel sonno. Sì, sì, è come me la immaginavo. Ganzo. Canta solo lei, mi pare, sì. Penso di sì. Ganzo, sì. Quanti chitarristi sono? No, quello ce n'ho? Quattro. Ho visti... Sì, due di sicuro, perché li ho visti. Poi c'è il batterista, Ganzo. Il bassista e lei. Ecco, il sole ci stava. Oh mio Dio. Ma da lavori. Ma sono due che lo stanno facendo tipo insieme. No, tre. Anche le chitarre, tipo tutti. Ah, fanno tipo. Si parlano attraverso i soli. Io questa cosa la adoro. È bellissimo. Mi piace tantissimo quando i chitarristi lo fanno. C'è un grandissimo dialogo musicale. Esatto, un feeling assurdo. Trucco stile death metal, chitarra, sì, boy, la chitarra rosa, con le luci. Con i luccichini. Oh, no, bellissimo. Bello. Io adoro questi soli, sì, proprio. Quando qualsiasi band li fa, mi piacciono tantissimo. Ganzi quei bracciali. Molto belli. Il suo outfit è azzeccatissimo. Sì, sì. Buono. Guarda, questo molto forse Ganzo. È un simbolino. Smaneggia molto lei. Comunque, lei invece è poco truccata, ma c'ha tutto l'outfit che secondo me ci sta tantissimo. È vero, sì. In compenso, quegli altri di outfit hanno una tonaca, però sono truccati. Quindi secondo me si fanno tipo. Si uniscono insieme perfettamente. Oh, bellissima questa acconciatura, fantastica. Appunto, bellissimo. Anche tutti. Wow, questo è stupendo. È stupendissimo. Il migliore. Questo è il più bello che abbiamo visto. Tutto nero e argentato.
tipo, non so, una Valchiria giapponese, bellissimo, fichissimo. Bellissimo. Cioè, Valchiria giapponese, insomma, però fico. L'outfit di prima era stupendo. Porca miseria. Bellissimo. Eccolo. Anche questo è bello. Guardate, bellissimo. Bello. Anche il trucco e il l'acconciatura è fantastica. Che ganzo. Sì, fighissimo. Eccolo. Questo è top. Stupendo. Guarda lavoro chitarrista. Musicalmente ci siamo, sì, sono proprio bravi. Sono bravissimi. Poi virtuosi, anche le scenografie. Virtuosi. Bello. Bello, bello. Proprio tutta tutto come è strutturato, secondo me è bellissimo. Come esiste un amore che sopravvive attraverso le migliaia di notti, così continua. One eternity later. Allora, il testo, sì, anche qui dà un'atmosfera molto cupa, sì, molto ombrosa. E, allegria, diciamo, no. Perché. E io penso che in questo testo ci sia tipo una storia, una leggenda della cultura giapponese. Ovviamente, esatto, probabilmente sbaglio, ma secondo me, da quello che si è visto, è proprio una storia che viene narrata di questa luna rossa e di questo filo rosso. Esatto, dell'amore. Esatto. E poi mi pare che il rosso è anche un colore molto ricorrente. Sì, negli outfit, Giappone. Sì, sì. Sì. E poi il sole rosso è il simbolo del Giappone. Esatto. Quindi. Sì, molto, c'è, cioè, qualche simbologia collegata, sì, sicuramente. E anche da questa canzone, anche qui ci aspettiamo molte epicità. No, più che altro sono molto intensi i testi, sì. Sono anche a volte un po' difficili da capire perché hanno più livelli di. E anche molti significati. Sì, esatto, più livelli di vedere cosa dice il testo. Non sono, ecco, facili anche a intenderli. Sì, cioè al primo colpo, cioè, subito. Forse sì, per capire in un appieno bisogna conoscere la cultura giapponese, la storia, esatto, del baby metal, e anche uno può anche interpretarsela personalmente. Esatto. Ci sono vari livelli di. Ci sono vari livelli. Allora, a partire, allora, innanzitutto, vabbè, il costume, quello lì, 10 sono il costume, praticamente, nello invidio, e niente, vabbè, qui è. Come esecuzione, qui niente da dire, veramente. Scenografia, ci siamo. Strumenti, ci siamo. Canto, ottimo, anche qui, ci ha sorpreso. Sì, esatto. Quindi, direi. Trucco e parrucco, perfetto. Perfetto. Ah, a livello scenografico, trucco, parrucco, 10. A livello musicale, un bel 9. Esatto. Sì. Questa ci è piaciuta molto. A livello di batteria ci siamo molto, molto speed, molto virtuosistico, come si può dire, cioè molto, sì, potente, sì, sì. Diciamo, poi pigia molto. Sì, non perde mai un colpo, io infatti ho lì. È tempissimo, non, cioè, molto, fa feel molto complessi, fa molto, mm-hmm, cioè, veramente bravo. Sì. E come tutta, sì, la crew, usa tantissimo, a parte che usa tantissimo il doppio pedale, poi no, mi pare c'ha la doppia cassa lui, sì. E bello, sì, che poi per quanto mi riguarda io mi ispiro molto a questo stile qui, molto molto speed. Esatto, e quindi molto molto bello. Sì, sì, bellissimo. Sì, questa, sì, canzone mi è piaciuta proprio. Esatto. Anche per il solo di chitarra, due così, il dialogo affiancati, sì, poi, veramente, bellissimo, stupendo. Iscrivetevi e lasciate un like. Video. Ciao.